Ciao a tutti gli amici di Trailrunning.it, oggi parlo della Nike Pegasus Turbo Next Nature, una scarpa fatta con gran riutilizzo di materiali riciclati, forse delle precedenti versioni Turbo, perché scherzo, comunque la Turbo era in passato la versione più performante della normale Pegasus, che la rendeva una via di mezzo tra appunto la scarpa daily trainer Pegasus e la Nike Zoomfly. Avevamo quindi una scarpa molto leggera che aveva grandissime doti di corsa anche veloce grazie all'intersola in materiale Zoom X. Rispetto alla Zoomfly, che è la scarpa un po' più propulsiva, era anche più stabile perché aveva un'intersola più bassa e con una zona del tallone appunto più normale, tradizionale. Quindi era una scarpa, la Turbo, che poteva essere una daily trainer capace di portarvi a velocità maggiori rispetto alla Pegasus normale, più leggera anche. E questa Turbo Next Nature riprende un po' nel design sia la versione 1 che la versione 2 delle precedenti Turbo, con questa zona anteriore, con questo stile un po' particolare, molto compatta sulle dita del piede, si sente proprio l'alluce spostata a chiudersi con le altre dita, un sistema di allacciatura più tradizionale rispetto alla 2, con questa zona che integra la linguetta paralace, che come vedete è un lembo di tessuto elasticizzato, permette appunto di avere una struttura a stivaletto quasi, con la zona del contrafforte tallonare abbastanza flessibile, ben imbottita. Ecco, questa zona riprende la seconda versione della Turbo. È un tessuto solido, bello solido, a maglia, molto fitto, un po' ruvido sul piede nudo. Questa è una scarpa che va portata con le calze, quindi ha una calzata, non possiamo dire comoda, comunque della serie molto fasciante e performante. Quindi una scarpa che già dall'impatto è differente dalla Pegasus normale. E poi abbiamo l'intersuola in Zoom X con differenziale di 10 mm, un buono spessore, è una struttura che ha grande ammortizzazione della zona del tallone. Durante il passo, soprattutto se spingete, vi proprio sentite una grande capacità di propulsione della gomma in questa zona che vi spinge proprio il piede. E poi ecco, c'è qualcosa, viene un po' questa struttura un po' rigida, fa un po' mancare proprio la fluidità del passo, si sente proprio che va a schiacciare nella zona anteriore, cioè come un balzo, se andate proprio a completare la parte di spinta, in cui si ha la sensazione che le dita dei piedi vadano a schiacciare quasi al terreno. È una cosa un po' strana. Questa scarpa in queste fasi di spinta, soprattutto di accelerazione, fa sentire questa cosa qui, ma quando siete in velocità e fate il passo un po' più regolare, non tanto di quello che spinge dell'accelerazione, ecco, in quel caso riesce a accompagnare con gran facilità la corsa. Quindi non è sicuramente una scarpa che vi fa andare più forte, ma vi rende più facile la corsa a certi ritmi, e quindi un po' più veloce, ma non turbo, proprio turbo, come era le precedenti versioni della Pegasus Turbo. Chi come me aveva un po' questa scarpa nel cuore, ecco, non ha niente a che vedere. Da questo punto di vista è una scarpa migliorata nella costruzione della tomaia soprattutto, e nella suola, con ecco, questo sistema Waffen che poi ricorda molto la Zoomfly. Una scarpa differente, migliore sotto certi punti di vista, ma che manca di quel turbo che la rendeva proprio un po' più sprintata, quella scarpa da corsa veloce senza piastra, che
In un'epoca, appunto, se non esistevano le piastre, quella sarebbe stata sicuramente la scarpa da gara da maratoneti veloci. Ecco, questa scarpa può anche essere una scarpa da maratona, ma meno veloce, anche un po' più pesante, quindi un po' si sente, manca quello sprint che aveva la precedente Turbo. Comunque resta questa una ottima scarpa per allenamenti quotidiani, anche a ritmi tranquilli, e che vi permette di correre con estrema facilità. Nike Pegasus Turbo Next Nature.